Benvenuti nella seconda parte. In questo video scenderemo un po' più nel dettaglio e spiegheremo alcune regole ed elementi importanti che ci serviranno per comporre la nostra inquadratura e legarla per formare una vera e propria scena. Una di queste è la regola dei terzi. L'inquadratura viene suddivisa in 9 rettangoli. Il rettangolo al centro è detto rettangolo d'attenzione. I soggetti si dovranno trovare esattamente lì, come in questi esempi. Un'altra regola molto importante è la regola dei 180 gradi. Utilizzando una linea immaginaria che unisce due personaggi, si divide lo spazio in due semicerchi. Il lato 1 è dove si troveranno le videocamere, il lato 2 è dove le videocamere non dovranno mai essere. Questo per far sì che i personaggi che si trovano a sinistra si trovino sempre a sinistra e quelli a destra sempre a destra. Per darvi qualche esempio, utilizzeremo 3 macchine da ripresa. Le disperemo secondo diversi sistemi, per esempio quello angolare. Quelli che vedete sulla destra sono i vari tipi di ripresa che otterrete. Lei si trova sempre sulla destra, lui sempre sulla sinistra. Questa regola è molto importante per dare un certo senso dell'orientamento allo spettatore. L'unico modo per violare questa regola sarebbe mostrare il movimento della videocamera e passare nell'altro semicerchio in questo modo. Piani e campi possono poi essere arricchiti grazie alle tecniche di ripresa, per esempio per avvicinarsi ad un soggetto o per creare un'atmosfera coinvolgente. Questo è possibile grazie alle tecniche base dell'inquadratura. Cominciamo col dire che, salvo alcune eccezioni, possiamo filmare in due modi: videocamera su cavalletto o carrello e videocamera a mano o steadicamera. Una delle riprese più comuni con il cavalletto consiste in un movimento rotatorio della videocamera, detto panoramica. Ecco alcuni esempi. Questa è la panoramica orizzontale. Questa invece è la panoramica verticale. Questa è una panoramica obliqua. Un movimento improvviso darà vita a una panoramica a schiaffo, come questa. Mentre uno più lento darà vita a una panoramica descrittiva. Possiamo poi avvicinarci al soggetto grazie allo zoom, che permette di vedere qualcosa di molto distante restando sempre nello stesso posto. Un altro modo è utilizzare una carrellata, cioè spostare la videocamera su un carrello. Molto utilizzate sono anche le riprese elevate, di solito effettuate grazie ad una gru, oppure ad un braccio mobile chiamato Luma. Si può anche utilizzare la macchina a mano e per ammortizzare i movimenti si ricorre ad una steadicamera. Guardate che effetto! Ora che più o meno sappiamo in quanti modi si possono realizzare diverse inquadrature, cerchiamo di capire come legarle fra di loro per dare vita ad una vera e propria scena. Per unire due o più inquadrature si utilizzano i raccordi, che come vedrete si distinguono in base all'elemento che unifica il tutto. Spero che i disegni vi piacciono. Se le inquadrature sono unite da un suono, si parla di raccordo sonoro. Se le inquadrature sono sullo stesso asse, si parla di raccordo sull'asse. Se invece sono una continuazione di un movimento, si parla di raccordo di movimento. Mentre un raccordo di sguardo, dai, questo è facile. Questo è tutto. Se volete approfondire, vi consiglio di passare dal canale di Mr. Regi 68. Inoltre, cercate di guardare molti film. Sperimentate! Nella descrizione del video troverete un link alla mappa mentale che riassume tutto quello che vi ho detto. Grazie mille del vostro sostegno, ci vediamo nella prossima puntata!